Alessandra De Angelis e Emanuele D'Avanzo sono il focus di questo nostro nuovo articolo. Sicuramente vi ricordate di chi stiamo parlando, dato che non stiamo trattando esattamente uomini e donne questa volta, bensì la trasmissione gemella Temptation Island. Dico trasmissione gemella in questa sia Temptation Island, che uomini e donne sono ideate e prodotte da Maria De Filippi e dalla Fascino. E quindi ricorderete che Alessandra De Angelis e Emanuele D'Avanzo hanno partecipato alla prima edizione del programma come coppia. Alessandra e Emanuele sono approdati alla trasmissione per testare il loro amore. Il loro obiettivo era chiaro dopo 8 anni, vedere se il loro era veramente quel grande amore, che credevano oppure. E diciamocela tutta, Emanuele D'Avanzo fece un po' il birichino in quanto quella sera, quella famosa sera, in quell'albergo Emanuele era con Laura Lena Forgia, l'ereditiera del programma di Carlo Conti, redista poi nell'ultima edizione di Pechino Express. E cosa fecero Emanuele e Laura in quella famosa stanza d'albergo? Ma che sa? Diciamo che quel capriccio è costato a Emanuele D'Avanzo ben quasi 2 anni di scuse. Naturalmente, anche se non stavano insieme, Emanuele e Alessandra hanno continuato a vedersi e questo ha sicuramente aiutato la ex coppia a riparlarsi, e alla fine, dato che l'amore nella coppia non era mai veramente finito, sono riusciti a fare pace e a giugno la coppia coronerà il loro grande sogno d'amore. Insomma, si sposano. E lei ha detto nella sua ultima intervista che ha rilasciato: non so se il nostro sarà un matrimonio pubblico o privato. Per il momento stiamo preparando un matrimonio semplice, come lo abbiamo sempre desiderato. Ho ricevuto talmente tanto affetto, che mi piacerebbe condividere con tutti il mio giorno speciale. A dicembre ho scelto il mio abito da sposa ed è stato amore a prima vista. In questo momento non vorrei bambini, anche se li amo, ma vorrei prima trovare una stabilità economica. Il mondo dello spettacolo mi affascina tanto, sarei un'ipocrita ad affermare il contrario. Non andrei mai in TV per perdere tempo, preferirei trascorrere le mie giornate facendo qualcosa di più produttivo. L'affetto ricevuto mi ha spinto a voler cambiare i fans e adesso cerco di pubblicare foto di me almeno una volta a giorno. Alcune persone parlano soltanto per dare aria alla bocca, quindi cerco di evitare il confronto, mentre quando vengono toccati i miei punti deboli, rispondo sempre a tono. Questo momento mi sta aiutando a credere un po' più in me stessa, ma spesso non mi sento all'altezza di certe situazioni. Ho partecipato anche al reality Amici 2 anni fa, solo che non sono riuscita ad accedere alla fase successiva. Per il futuro mi piacerebbe andare a vivere fuori, ma Emanuele è troppo legato al suo centro abbronzante, quindi sarà difficile attuare questo progetto. Un giorno spero di realizzarmi al 100%, perché adesso sono solo a metà.